bentrovati nel mio canale. Oggi vi mostrerò la realizzazione di un semplicissimo olio per capelli. Già ve ne avevo parlato in un altro video che avevo intenzione di mostrarvi come si realizzava questo prodotto che io praticamente ho utilizzato tutta l'estate. È un olio ristrutturante che va appunto ad agire sui capelli secchi, io l'ho utilizzato soprattutto in spiaggia prima di andarmi a fare la doccia, quindi gli ultimi istanti del mare, ho voluto proprio non complicarmi la vita con balsami e cose varie, mezz'ora prima di farmi la doccia, quindi quando stavo ancora in spiaggia, andavo a mettere l'olio su tutti i capelli e poi andavo direttamente a farmi lo shampoo senza metterci il balsamo e i capelli erano lucidi ed erano belli lisci e setosi, e vi parla una che, come ben sapete, ha i capelli crespi e rovinati, quindi se funziona su di me funziona sulla maggior parte. Allora, l'olio è questo qui, io l'ho messo in questa boccettina un po' sfigatina e vi faccio vedere come si applica. Ovviamente non lo metto sulle radici, soltanto un po' sulle punte perché ho i capelli puliti. È un olio comunque un po' più denso rispetto agli oli quelli che si usano per il corpo, perché ovviamente all'interno anche il burro di karité, quindi comunque è un po' più corposo. Io lo applico solo un po' sulle punte secche in questo momento, però diciamo che in linea di massima, senza metterlo qui sulle radici, partite sempre da qui, da metà testa, e lo portate su tutte le lunghezze, lo lasciate agire per circa 30 minuti, potete stare anche un'ora, non è un problema, però minimo 20-30 minuti, e poi lo dovete semplicemente risciacquare. Io, dopo aver applicato quest'olio, non ho necessità di mettere anche il balsamo, poi valutate voi, però i capelli sono già abbastanza nutriti. Questo tipo di trattamento si può fare anche due volte a settimana, valutate anche voi il tipo di capello che avete. Io comunque non ho i capelli grassi, quindi lo posso utilizzare, lo utilizzavo anche 2-3 volte a settimana durante l'estate. È una ricetta molto semplice, basta mescolare. Nulla, spero che la ricetta vi sia piaciuta, vi invito ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, e vi saluto e ci vediamo presto. Iniziamo questa fantastica e facilissima ricetta con il burro di karité. Ricordiamoci di scaldarlo un pochino a bagnomaria per farlo sciogliere. In questo modo riusciremo ad amalgamare meglio anche tutti gli altri oli. Inseriamo l'olio di ricino, che è importantissimo perché aiuta la ricostituzione e rinforza il nostro capello, soprattutto dopo l'estate che sono ancora più danneggiati del solito. Questa ricetta mi piace tantissimo proprio per la facilità di preparazione. Infatti a volte diciamo che non ho proprio tanto tempo per spignattare un balsamo o una crema, e quindi posso ricorrere a quest'olio che ha le stesse proprietà nutritive e liscianti. Poi lo vado a profumare con poche gocce di olio essenziale di lavanda. Questa ha anche proprietà purificanti, volendo potete anche ometterla o magari sostituirla con degli altri oli essenziali. Questa l'ho acquistata da Aromazon, ma potete acquistarla anche sugli altri siti rivenditori di materie prime per cosmetici fai da te. Mi raccomando, state attenti a non macchiarvi, perché questo è olio, ricordatevelo. Trattandosi di un prodotto liquido, ho deciso di utilizzare un contagocce. Vi consiglio ad ogni utilizzo di agitarlo sempre un pochino. Andate a versare una piccola quantità di prodotto sul palmo della mano e potete massaggiare le vostre lunghezze dei capelli. Lasciatelo in posa per almeno 20 minuti, dopodiché potete procedere con il normale shampoo. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al mio canale. Vi mando un bacio!